Ancora ben trovati dalla palla Tatarella, dunque Basket Club Cirignola che ha stravinto contro la formazione dell'ASPI Santa Rita Taranto, ultimo posto in classifica con il punteggio di 122-64. Il primo dei nostri ospiti stasera è ovviamente il presidente del sodalizio giallo-blu, Franco Menta. Presidente, lei se mi permette, prima di parlare della partita vorrei anche fare una telecronaca in un pallafamila a vuoto, certamente non è degno per una città come Cerignola, evidentemente. È una vergogna per la città di Cerignola, e chi è responsabile di questa vergogna porterà l'onta della sua decisione fino al resto dei suoi giorni. 7 vittorie consecutive il Basket Club, 5 vittorie consecutive la Libera Virtus Fenice, 4 vittorie consecutive le Fucsia della Pallavolo Cerignola. Cerignola è una città che primeggia, e il dottor Postiglione, sua eccellenza dottor Postiglione, non mette una firmetta per far entrare il pubblico in questo splendido impianto, l'impianto più bello di tutta la Puglia, e noi non lo possiamo usare perché la manuccia del dottor Postiglione non appone la sua riverita firma. È una vergogna ed è un'infamia. Noi tra l'altro sappiamo già, e anche lo hanno ribadito anche nelle telecronache della pallavolo, che è davvero deprimente vedere questa situazione così. È assolutamente inaccettabile, atteso che la pratica per l'agibilità è perfettamente in corso, è una formalità burocratica, come ho firmato io per far giocare al Palafamila, per far giocare al Paladileo, per far giocare al Monterici. Il dottor Postiglione dovrebbe mettere una firma e autorizzare l'accesso del pubblico. Non corre nessunissimo rischio, è solo un atto di disprezzo per la città di Cerignola, sia ben chiaro. Ok, allora Presidente, fatta questa premessa, adesso veniamo un po' al fatto della gioia più bella, perché avere 7 vittorie in campionato del Basket Club Cerignola, tra l'altro aggiungo io l'ultima dopo 2 tempi supplementari a Brindisi, è stata durissima lì. Durissima, eh? Durissima Brindisi, Brindisi è una squadra molto forte, e merito nostro se siamo riusciti dopo 2 overtime a portare a casa i 2 punti. Oggi era una partita ugualmente insidiosa, perché Santa Rita è una squadra di giovani molto molto talentuosi, è chiaro che hanno scontato un po' la giovane età e anche un deficit fisico rispetto ai nostri, che sono più esperti e più anziani e più pesanti fra virgolette. Però permettetemi prima di tutto un complimento al senso di sportività, al senso di partecipazione di questa società, di questi ragazzi. Siamo stati onorati di averli avuti i nostri ospiti. C'è la soddisfazione della vittoria, ma rendiamo onore al merito dei nostri avversari. Adesso Sindaco, un'altra bella settimana di allenamento e poi un'altra trasferta insidiosissima. Io ho chiesto durante l'urlo finale ai ragazzi di mettere la testa già alla trasferta di sabato prossimo a Foggia. È uno scoglio duro, difficile, c'è la rivalità che c'è fra la cittadina di provincia e ovviamente il capoluogo. E noi andiamo a Foggia decisi a fare l'ottava perla. Benissimo, allora aspettiamo che sia così. Presidente, grazie per essere stato con noi. Allora, noi aspettiamo adesso l'arrivo delle cocce della formazione gialloblu, l'abbiamo qui accanto a noi, Beppe Bozza. Ciao Beppe, benvenuto. Grazie a te. Allora, un 122-64 forse un po' troppo brutto per tanto, ma avete centrato questa settima vittoria a 7-7. Sì, sì, insomma, l'obiettivo di questa sera era fare una partita discreta sotto tutti i punti di vista difensivo e offensivo. Penso che comunque alla fine abbiamo giocato e rispettato soprattutto l'avversario, e siamo stati positivi in tantissime situazioni. Loro chiaramente sono una squadra giovane, composta da tutti under, quindi al di là del risultato penso che sia stata una buona partita, un buon approccio soprattutto alla gara che abbiamo avuto.
Tra l'altro, tornando a 7 giorni fa, questa è stata la prima volta in cui il basket club a Brindisi ha dovuto vincere a supplementare. Sì, partita difficile, in un campo difficile dove siamo stati sopra anche di 20, ma non siamo riusciti a gestire il vantaggio, e soprattutto questa è una cosa che in questo inizio di campionato ci contraddistingue, fermo restando che insomma, non ci lamentiamo mai degli arbitri, però obiettivamente sono state un po' delle decisioni un po' discutibili, soprattutto prolungate, e hanno consentito secondo me anche questa, il risultato poi di 2 tempi supplementari. Però comunque è un campo difficile dove non vinceranno in tanti, è una buona squadra, quindi non ce ne sono in questo campionato, a parte forse Taranto, una squadra composta da under, tutto il resto dei roster sono comunque roster competitivi, quindi non c'è una partita facile né in casa né fuori. Aspettando comunque notizie in settimana, è chiaro naturalmente che ha fatto un pochettino sensazione il fatto di non aver giocato senza il vostro pubblico, Beppe. Sì, diciamo che in questo campionato, ma anche in altri, anche di Gold, si gioca in palazzetti meno accoglienti di questo. Questo sì, alla fine secondo me con un po' di buonsenso e venendosi incontro si può insomma ritornare a giocare davanti al pubblico, anche perché ci sono 3 squadre che obiettivamente per Cerignola stanno rappresentando tanto, perché siamo primi in classifica tutte e tre, esatto. Quindi tutte e tre un campionato di vertice, secondo me con in questa settimana se si vuole si può fare qualcosa e ridarci la possibilità di giocare la domenica in casa davanti al pubblico amico. Un'ultima domanda poi ti lascio, Beppe. Domenica scontro il derby contro la Diamond Foggia. Foggia è una buona squadra, come ti dicevo prima, quindi fa parte del novero come Barletta, Brindisi, Lecce, squadre competitive che in casa vendono cara la pelle, quindi andiamo a giocarci la nostra partita. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, però siamo insomma pronti, stiamo lavorando bene anche tutti i giorni della settimana. Perfetto, grazie Beppe per essere stato con noi. Allora a questo punto ne chiudiamo definitivamente il nostro post gara qui dal Pallafar Milano Tattarella, ricordando il risultato finale: Basket Club Cerignola 122, Aspi Santa Rita Taranto 64. Per tutti gli approfondimenti naturalmente appuntamento a domani mattina in radio con Live Sport. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.